Un borgo suggestivo è la magica atmosfera delle festività natalizie per tre giornate all'insegna delle tradizioni e del divertimento. L'associazione Metaur Eventi organizza il 26 novembre, il 3 e l'8 dicembre, la nona edizione del mercatino di Natale a Serungarina di Colli al Metauro. Un appuntamento molto atteso che sono questi mercatini di Natale che sono organizzati nel nostro meraviglioso borgo di Serungarina, per il quale ringrazio l'associazione Metaur Eventi che ha organizzato anche quest'anno questi mercatini in collaborazione anche con la Proloco di Serungarina, e questo connubio ci rende veramente molto, molto felici. Ci saranno tante iniziative, tante attrattività per far sì che questo borgo venga di nuovo animato dalla presenza di tante persone, così come è successo nelle ultime edizioni. Avremo tre giornate sul territorio con questi mercatini di Natale che daranno la possibilità a tutti di poter usufruire di quelli che sono gli stand presenti sul territorio, cioè della enogastronomia, e avremo la possibilità di gustare un borgo, un meraviglioso borgo, il borgo di Serungarina, da tutti i punti di vista, con gli abbellimenti e gli addobbi che hanno realizzato l'associazione. Ricco e variegato il programma, con tanti appuntamenti per grandi e bambini all'interno del borgo, stand gastronomici, bar e una tenso struttura riscaldata. Inoltre, percorrendo i vicoli, si troveranno la via dedicata alle scuole, la casa di Babbo Natale, animazione per bambini, spettacoli, mercatini e osterie. Il paese sarà addobbato a festa grazie a tantissimi volontari e ragazzi del territorio. All'interno del mercatino una novità di quest'anno sarà un set fotografico di Babbo Natale a cura di una fotografa professionista, dove i bambini potranno creare i loro lavoretti e giocare insieme, nel frattempo regalarsi un ricordo per questo Natale. Questo spazio dobbiamo ringraziare l'Avis di Colli al Metauro e genitori e figli fuori classe. All'interno del mercatino ci saranno numerosi spettacoli fissi, come ad esempio il teatro dei burattini, le sculture di ghiaccio a cura del maestro Francesco Falasconi, e numerosi intrattenimenti itineranti, come ad esempio gli zampognari del Montefeltro. Domenica 3 dicembre, da non perdersi, è un concerto di una band di ragazzine dagli 11 ai 16 anni. La presentazione del mercatino di Natale si è svolta nella sede di Confcommercio Marche Nord, perché il comune di Serungarina di Colli al Metauro partecipa al progetto di promozione e valorizzazione turistica L'itinerario della bellezza. All'evento collabora anche la Proloco di Serungarina. Grazie a quest'ultima associazione, il mercatino rientra nella rete delle feste natalizie più estese d'Italia, del Natale che non ti aspetti. L'evento inoltre rientra nel progetto regionale di promozione turistica Let's Marche. Importantissima la sinergia con Commercio, e di questo ringrazio l'invito da parte del direttore Varotti, che è sempre molto attento e sensibile a quelle che sono le tematiche di valorizzazione dei nostri territori. Abbiamo installato un bellissimo rapporto con Enrico De Marchi, il presidente della Metauro Eventi, e voglio citare anche Silvia Scarpetti, che è una valida sua collaboratrice, e sono convinto che con loro riusciremo a fare grandi cose davvero. Ne è la prova l'ottimo risultato della Perangelica, e ne sarà la prova certamente anche il mercatino di Natale.